Si è aperto con un momento conviviale all'Hotel Planet di Rigutino l'anno lionistico del Lions Club Arezzo Mecenate. La serata si è aperta con il ricordo e la commemorazione di Massimo Benigni e Piero Comanducci. Ai due miei amici siamo lasciati. Sarà caratterizzata con uno sguardo particolare ai giovani, aprire il Lions proprio alle giovani leve, alle giovani persone, comunque anche farci comprendere dai giovani. Abbiamo pensato che il miglior modo per fare questo sia partire un po' dalla nostra storia, perché i giovani di oggi sono quelli che lasceranno la storia del domani. La storia ha comunque un altro aspetto importante, che è quello dell'andare oltre il personaggio, perché la storia ha disseminato personaggi più o meno importanti, che hanno fatto cose più o meno importanti, ma non ci dobbiamo dimenticare che dietro ogni personaggio c'è una persona, che poi è quello che veramente lascia il segno. Ospite della serata il sociologo Luigi Armandi, che ha ripercorso la storia degli ultimi 100 anni ad Arezzo. La popolazione è raddoppiata rispetto chiaramente a quello che erano le consistenze di qualche decennio fa. Una grossa alfabetizzazione. Si è passato da un 40% di analfabetismo a un analfabetismo di ritorno. E soprattutto c'è stato un benessere economico complessivamente segnato prima da uno sviluppo dell'agricoltura, ma poi successivamente di un rapidissimo passaggio all'industrializzazione, che poi ha visto il trionfo però di un commercio e un servizi che negli ultimi 20 anni, negli ultimi 2 o 3 decenni, hanno visto da una parte il declino del settore manifatturiero e l'affermarsi di una società di servizi. Una città estremamente borghese, estremamente così di ex contadini, però con molta saggezza diffusa. La serata si è conclusa con la degustazione dell'opera d'arte interamente in cioccolato realizzata da Alessandro Marrone, che rappresentava un fante e aveva impressa anche una poesia scritta dallo stesso presidente Ivan Cipriani. Uso soltanto cioccolato fondente, non cioccolato plastico, sicché la difficoltà sta nella qualità del cioccolato e riuscire a ottenere degli ottimi risultati con un cioccolato che è gestibile fino a un certo punto.